こんばんは。私はナイトレイビン級5人です。YouTube チャンネルをようこそ。今日はトンベリダッシュリプレイしています。楽しむ？No, niente, volevo schiaffare un po' di giapponese perché pensavo fosse una cosa molto cool. Invece, forse farò triggerare molti giapponesi e molte persone che stanno studiando il giapponese da anni. Azzo. Bentornati. Come andiamo? Avete mangiato? Spero di sì, io no. Purtroppo sono senza fonti energetiche al momento perché praticamente la mia gatta mi ha bloccato i piedi tipo per mezz'ora e poi mi è passata la fame. Adesso però vorrei mangiarmi tanto un panino, però non è possibile perché i salumi sono finiti. Vabbè. Dunque sì, Caverne di Kalia. Allora, di Caverne di Kalia non ho dei bei ricordi perché secondo me hanno sbagliato nome. Cioè non doveva chiamarsi Caverne di Kalia, ma da dove cazzo si esce da sto posto di merda che ha 24.654 ingressi e uscite? E per quale motivo questo cazzo di livello ha una luminosità così scura da farmi diventare una vera e propria talpa? Tra l'altro, metteteci l'esperienza pari a zero di un livello mai iniziato. Risultato, prendere i controller e spaccarli contro il muro. Non è una cosa molto carina giocarsi questo livello quando si è piccoli nel 98, però era l'ultimo livello. Infatti siamo quasi vicini alla fine della zona indiana. Dobbiamo prendere più cose possibili. Sono riuscito a trovarle tutte, ma mi secca da morire. E poi niente, uccidere Tony, perché dobbiamo prendere il... Ecco, vedi, mi sono fatto fottere, pensavo ci fosse qualcosa, invece non c'è niente. Uccidere Tony per prendere l'artefatto infada, motivo per cui Lara si trova qui. Dunque, Tomb Raider sta per compiere 21 anni. Wow, 21 anni. Sì, il gioco è stato presentato nel novembre del 90, nel novembre del 98. Ringrazio infinitamente i level design della core design perché è questa la cosa che mi ha sempre stupito di Tomb Raider: i livelli e il sonoro e anche alcune parti del gameplay. Vabbè, il gioco nella sua completa integrità lo ritengo perfetto e non, nessuno mi farà cambiare idea. Cioè per me è magnifico, cazzarola. Cioè Tomb Raider 3, ma che capolavoro di gioco. Puoi giocarlo nel periodo natalizio, cioè natalizio più o meno, autunnale, invernale, ecco meglio. È una cosa strafiga e mi viene la pelle d'oca solo a ripensarci. Bei tempi, sì. Dunque, altra cosa che volevo, di cui volevo parlarvi. Ecco, ora, dopo questo livello dovrò scegliere la mia prossima meta: Nevada, Londra o Isole del Pacifico. Non dovete rispondermi qui. Creerò un video apposito dove appunto dovrò scegliere la mia prossima meta. E dunque, insomma, starà a voi decidere quale fra di queste dovrò scegliere. Ovviamente chi ottiene dei voti maggiori avrà questa preferenza. Dunque, dove cavolo sto andando? Ok, dunque. Poi un'altra cosa. Un utente, Ragna, mi ha chiesto cosa ne penso di Angel of Darkness. Allora, Angel of Darkness, la cosa bella è che ne parlavamo oggi con i miei colleghi, tra virgolette, amici di Tomb Raider Classici. Ciao belli, Ilaria, Simon e Loreta, vi mando un bacione e un abbraccio enorme. Mi voglio bene. Persone dolcissime, veramente, vi giuro, sono degli zuccherini. Però smetto di fare lo sdolcinato. Dunque, cosa ne penso di Angel of Darkness? È un gioco che ho finito una volta sola. E secondo me aveva bisogno di cure maggiori. Perché nonostante Core volesse mettere delle idee molto ambiziose, si sono concretizzate molto poche. Molto poco. E mi spiace perché la trama è molto tenebrosa e ci sono delle parti accattivanti all'interno di questo gioco, solo che i bug e il gameplay minano un po' l'esperienza di questo gioco. Inoltre, io ho delle gravi difficoltà nel muovere l'analogico, non so per quale motivo, sarà un handicap, non ne sono sicuro. Sarà un handicap come il mio ritardo mentale, perché mi sento un po' ritardato in questi ultimi tempi. E niente, quindi mi sono chiesto, non è che magari non riesco a giocarlo io? E invece c'è una community intera che appunto Uh,
c'è una community intera che appunto parla di queste di gravi difficoltà con i movimenti di Tomb Raider e Angel of Darkness, perché appunto ha dei comandi molto legnosi, quindi ci sono delle serie difficoltà nel giocarlo. Mi dispiace tanto, perché penso che sia stato il gioco che doveva salvare la core, quando in realtà la core è sprofondata nel baratro. E poi il gioco è passato alla Crystal Dynamics, chiedo scusa, e la storia poi la conoscete. Lo consiglio, va giocato almeno una volta, perché è molto carino come gioco, però cercate di sradicare le vecchie abitudini che avevate con i vecchi Tomb Raider, altrimenti non riuscirete mai a giocarvelo, cioè è impossibile, ve lo dico subito. Dunque, ci siamo quasi, stiamo per affrontare Tony e non è una boss fight molto difficile, però è anche facile, sbagliare. Quindi mi sto contraddicendo da solo. Complimenti. Allora, il mio consiglio è quello di muoversi e di non rimanere fermi nello stesso punto per molto tempo. Scusate, disconnessione con il mio cervello, altrimenti non riesco proprio a parlare se non mi fermo un attimo. Tutta la boss fight così. Tutta la boss fight così. Perché? Non lo so, voglio farmi del male. È finita! È andata, è finita. Allora, qui ci sarà il lanciagranate. Sta laggando. Io fra poco mi incazzo. Sicuro che mi incazzo. Ok. Smesso di laggare. Bene. Ma che diavolo sta succedendo? Ok. Prendiamo l'artefatto in fada. E livello. Filmato in computer grafica. Io mi sto zitto. Parlerò veramente poco. Buona visione. Ciao. Che bella Lara. Spero non mi consideriate come quel ricercatore ritardato che forse avete conosciuto, signorina. Lara. Io sono il dottor Willard. Ero venuto a parlare con Tony di persona, ma sembra che voi abbiate svolto un lavoro molto più efficace. Mi avete impressionato indubbiamente. Avrei dell'altro lavoro da offrirvi. Che cosa? Lasciarci le penne con qualcun altro dei vostri ragazzi? No, grazie. Fortunatamente sono state le uniche cose che abbiamo lasciato sul campo. No, la mia richiesta è per altri 3 artefatti come questo. L'artefatto della tribù Infada era unico. Non esistono altri. Comunque, perché vi interessano? Ve lo mostrerò. Questo reperto non è originario dell'India, arriva da un'isola dell'Antartide. Proviene da un meteorite ed è stato modellato dai polinesiani che millenni fa risiedevano in quella zona. Vedete? Un materiale sconosciuto, assolutamente unico. E come ha fatto a finire qui? Forgiato dai pianeti, scolpito dai polinesiani, disperso dagli stupidi. I nostri scavi e le nostre ricerche ci hanno fatto scoprire questo, il diario di un marinaio imbarcato a bordo della nave di Sua Maestà Beagle durante la spedizione di Charles Darwin. 14 agosto 1800. Momento del pass. Scusa. Questo viaggio sta diventando troppo noioso per essere raccontato nel diario. Le mie avventure sui mari sono una lagna mortale. Ore e ore spese a osservare gli uccelli o a raccogliere e conservare fiori. O utilizzare Claudio moneta dappertutto. Scusa. Ma questo al momento non mi interessa. Voglio solo del cibo. Qualcosa di diverso dalla brodaglia vegetale che si mangia qui. Oggi abbiamo stretto un patto, noi 5. Gli unici campioni che raccoglieremo saranno di carne. Pura, solida, sanguigna carne. Sì, non potevo stare. Non potevo dire qualcosa. In una parte del genere. Amo questo filmato, sì. Bellissimo. Che poi. Praticamente qua siamo nell'Antartide più o meno. Non c'è più nero. Basta. Non vedo più le tracce. Tu continua ad avanzare. Ormai gli siamo addosso. C'è qualcosa. Ce n'è una. Credete che valgano qualcosa? Oh,
Troppo tardi, ce ne sono soltanto 4. Non c'è niente per te. Paul. Parco di divertimenti a Finlandia. Scusa, mi viene in mente sempre sta cazzata. Meglio che nessuno dica niente al comandante, o dovremmo tornare laggiù a caccia di quelle creature per i suoi esperimenti. Paul è caduto in un crepaccio, d'accordo? D'accordo, Steven. Amen. Ok. Steven sarebbe stato l'unico superstite di quei 4. Tornato a Londra, ha venduto l'artefatto in preda a una superstiziosa paura. Dopo aver visto i compagni uccidersi fra loro. Uno qui in India, uno nel Pacifico del Sud e uno nel Nevada, i luoghi dove vi vorrei inviare. Mi sembra interessante. Bene. Praticamente ci sono ancora altri 3 artefatti da prendere. E la meta dovrete sceglierla voi. Caverne di Calia, 6 minuti e 51, 0 medikit usati, nessun segreto scoperto. Ragazzi, io... vi auguro una buona giornata e ci rivediamo il prossimo martedì con il prossimo episodio. Tomb Raider 3 per sempre.